mister, veramente, veramente una brutta partita. Beh sì, dicevo prima che forse è stata una delle partite più brutte da quando alleno, che sono seduto su una panchina. Penso che, vabbè, noi non abbiamo fatto tre passaggi a fila in tutta la partita. Loro, anche loro, ma loro sono una squadra che sapevo che erano molto, molto bravi e ostici nel chiudere gli spazi, nel fare questo tipo di gioco, che poi è il loro gioco, quindi hanno vinto anche meritatamente in virtù solo ed esclusivamente di una voglia superiore, perché è mancato quello a noi. Noi rispetto alle passate stagioni è lo stesso gruppo, ma abbiamo un po' perso quello spirito che ci ha contraddistinto per due stagioni facendo risultati importanti. Oggi quella carica agonistica l'abbiamo un po' persa, per cui dal punto di vista tecnico non siamo mai stati una grande squadra e quindi diventa difficile anche commentare una prestazione dove abbiamo meritato di perdere, perché comunque quando se giochi così è giusto che perdi, per cui dovremo per forza continuare a rimarcare su questo tasto. Però non è che questo tasto, lo dicevo prima al mio capitano, cioè non è che puoi andare in una farmacia, prendi una medicina e il martedì hai bisogna entrare un po' nella testa dei giocatori, bisogna fare un po' un certo tipo di lavoro e chiaramente obbligatoriamente fare anche delle scelte, perché a questo punto poi l'allenatore deve fare anche delle scelte andando a capire durante la settimana quali sono quei giocatori che hanno questa, quello che l'allenatore poi chiede, e quelli che non ce l'hanno purtroppo non faranno più parte del gruppo, comunque dovranno star lì un attimino a ritrovare le energie per dare quello che poi io ho bisogno da questi giocatori qua.